per noi, come dire, ecco, è stata una cosa improvvisa, inaspettata, brutta, e nello stesso tempo, voglio dire, ecco, che ci deve comunque dare la forza, ecco, a fare ancora di più per far uscire, ecco, la verità. È un dolore enorme, misto a rabbia e delusione, quello di Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori di Martina, la giovane studentessa ligure morta il 3 agosto 2011 cadendo da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca. Adesso non c'è più niente, non c'è più niente. Ecco, io in giro mi sembra, ecco, di non avere niente. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, a processo per la morte della ragazza, dopo essere stati condannati in primo grado per tentata violenza sessuale di gruppo e morte come conseguenza di un altro reato, sono stati infatti assolti in appello perché il fatto non sussiste. La sentenza di assoluzione del bambino vuol dire che loro non l'hanno nemmeno toccata, che loro non hanno fatto niente, sono stati aggrediti da Martina, come ha detto la polizia, e che poi Martina si è buttata giù dalla finestra in preda a un attacco di follia. Questo hanno detto, questo non è una sentenza, questo è costruire una situazione, ecco, che al di là dell'assurdo, voglio dire, ecco, per noi è, non so, ecco, è una, ma non una ferita, voglio dire, è un'offesa al raziocinio, al libero pensiero. Bruno e Franca non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio. Da anni si battono per avere giustizia per la figlia. Martina aveva voglia di vivere, Martina non si è buttata giù dalla finestra, Martina aveva conosciuto Mattia, forse l'ultimo momento di felicità nella sua vita, ecco, ci aveva detto ci vediamo su Facebook quando andiamo a casa. Una battaglia che Bruno e Franca oggi più che mai sono intenzionati a portare avanti. Figurati se ci fermiamo, ma andiamo avanti finché sbatto, a Genova diciamo finché sbatto, no? Finché mi muovo.